Sbaglio o c'è qualcuno là in fondo? Ah! Scusi! Ma se vengo là mi ammazza? No! Quindi se vengo là lei non mi attacca! No! Finalmente qualcuno che non è ostile! Ciao, io sono The Prude e questa è la mia storia su Mortal Shell. Salve, senta, è qui che si fa il provino per la chitarrina, perché io avrei un pezzo. Sì, vai, vado allora. Ok, allora. Vai. Vado, Vai. On the road again, I can't wait to get. On the road again, I can't wait to get. On the road, your ass on the road again. Oh, ma che cavolo, ma non era necessario. Se ti prendo un'altra volta con uno strumento ti ammazzo. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Ma chi è questo piccolino che si mangia il braccetto di un cadavere? Ma che carino, vero? Che sei proprio un patatino. Ci torno un'altra volta. Ehi, straniero, non ti puoi avvicinare altrimenti ti faccio fuori, hai capito? Ma io devo soltanto spengere una torcia che sta lì alla tua destra. Faccio subito. Adesso vengo là e ne parliamo con calma. Piano, ne parliamo con calma, va bene? Sei bravo a schivare i colpi, straniero, devo ammetterlo. Sì, sì, grazie. E dire che come guardiano della fiamma mi sono allenato ai colpi più potenti. Ah, ci picchia, vedo. E se ti dicessi che ho un distintivo? Potrebbe essere il distintivo di qualsiasi cosa quello. Distintivo! Ho detto che non mi frega. Distintivo! Oh, ho sentito delle urla tutte i denti. C'è uno straniero. Oh, vai via, straniero, vai via. Pure un altro. Tutti quei cadaveri che ci sono là dietro li abbiamo ammazzati noi. Così! Noi ammazziamo la gente, non è che scherziamo, hai capito? Devo trovare un modo per arrivare alla fiamma che sta lì a destra. Devo elaborare un piano. Due nemici sono qui davanti a me, mentre ce n'è un altro che pattuglia lì a destra. Se li affronto tutti quanti insieme colpisco la fiamma. Volevo solo spegnere quella cazzo di fiamma! Oh, ma come c'è un altro? E io lascio la fiamma, vendetemi se ce la fai. Ah, vedi? Il fiumo! E ora via! No, no! Come diavolo dovrei fare io per ripigliare il corpo adesso? Questo cazzo di corpo. Raga, ma avete visto? Sì, ma è un disastro, ma come faccio a ripigliare il corpo? Dai! Guarda che secondo me se il corpo sta lì vuol dire che c'è il pavimento tipo invisibile. Io ci posso arrivare. Guarda che cadi, La rischio, dai, non posso lasciarmi l'anime lì. Vedi che ce la faccio, ce la faccio. Ci sono. Dai che ce la faccio, dai. Ci sono, ormai ce l'ho fatta. Oddio. Quel giorno, mentre mi trovavo tra il mio cadavere da recuperare e un tizio piovuto dal cielo pronto ad aggredirmi, mentre rimanevo sospeso su un pavimento invisibile con l'abisso pronto ad inghiottirmi, mi domandavo: ma sta roba capita anche agli altri? Pronto? Fallo ancora! Ah, isto, non mi fai attenzione! Carico un altro sasso! Va bene! Ci sono, ci sono! Vai, fallo ancora! Oh. Aspetta, sì. Carico un altro sasso! Un altro, va bene, va bene! Aspetta, okay. Ecco, Oh. Sì. Vai, ok, adesso penso che un altro sasso. Vabbè, ancora un altro, dai. L'ultimo ecco però. Ecco che arriva. Vai, vado. Salve, io dovrei passare. Oh, io non sono proprio avversario. Okay, io sono il guardiano del passaggio. Sì, e nessuno può attraversare questa zona senza prima aver combattuto con me. Vabbè. Io sono il guardiano del passaggio. Allora, dei misteri e dei segreti. Qui. Questo che sono stato scelto per proteggere il passaggio. Dove ci sono tutte le rocce rotte che nessuno vuole più perché le hanno buttate qua. Anche se Dark Souls 2 non ha la lore coerente con tutti gli altri Souls, credo che si possa dire che comunque è un buon gioco a livello di gameplay, vero? Ehi, ciao! Ma tu sei una boss fight? Oh, sì! Sei una boss fight! Oh, vai che ci divertiamo! Sei davvero un ottimo avversario! Ma chissà chi prevarrà, eh? Ah, Grisha, sei caduto nella mia trappola. Come puoi vedere, mi sono pietrificato prima che il tuo attacco potesse raggiungermi. Questo significa che una volta che mi avrai colpito, la pietrificazione svanirà e io avrò il vantaggio per colpirti di sorpresa. E come pensi che andrà a finire con quel poco di vita che ti rimane? Questa volta ho vinto io! Ehi, patatino, sono tornato! Questa volta non mi spaventi, sono pronto ad affrontarti! Durante i miei lunghi viaggi ho imparato qualche tecnica. Sono un maestro dell'arte della spada! Prendi questo! E adesso... Ale! E ora... Prendi questo! Aspetta, ma...
seriamente, cioè, facciamo ancora... Forse ti conviene cambiare attacco? No, usi sempre lo stesso. Ancora quello, io uso sempre lo stesso. Usiamo sempre lo stesso, cioè, siamo in un loop tremendo, ti prego. Ti prego, basta, non ne posso più. Muori. Sì, adesso piange. Ma io voglio fare l'attacco che piace a me. Devi cambiare ogni tanto. Ehi, ciao Vlas, senti, mi servirebbero un paio di spiedini di quei cosi, i topi, quelli... Sì. Aspetta un attimo. Ma che è? Cosa? C'è un gatto. Sì. Ma c'è un gatto? E questo è un gatto? Ma un gattino miau che fa miau, un gattino miau, 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 gattino. Posso accarezzarlo ancora il gattino che fa miau? Sì. E io lo accarezzo. Ah sì, dicevamo, allora, gli spiedini, quelli del scoiattolo che ti ridanno la vita col tempo, no? Che quando li mangi... costeranno... No, aspetta, devo riaccarezzare il gatto! Ho fatto un attacco! Ragazzi, scusate, mi sono bloccato sopra una delle vostre tende! No, ma non voglio starci qua, mi fate scendere! Ma non fa, che sta succedendo? Aiutatemi! Tiralo giù, dai! Ma come tiralo giù? Che abbiamo risolto più di tanto, io sono ancora qua, se scendo mi ammazzate. Grazie, non è che scendo, mica sono scemo, a meno che non faccia... Si ottengono solo attraverso grandi sacrifici. Non siamo disposti a sacrificare ciò che vogliamo fare noi stessi. C'era una volta un tizio che mi ha detto: smettila di suonare perché fai proprio cagare. Adesso che sono bravo, io mischio quello che mi pare e canto il cazzo che voglio e tu non mi devi rompere il cazzo. Vaffanculo. E adesso ti faccio vedere che qua ci metto pure una cosa che non c'entra proprio un cazzo. He's gonna take you back to the past to play the shitty games that I guess he'd rather have. A buffalo taking a diarrhea dump in his ear. He'd rather be the rolling asshole of a rotten skunk and down he will be. Vabbè, vaffanculo, tanto non so cantare. No, cazzo, porca troia!